Buongiorno, la comunicazione legata al Covid di oggi la facciamo da un luogo particolare, siamo davanti al CIPO che ricordi il sacrificio di Venanto Gabriotti il 9 maggio del 44, parliamo dopo la cerimonia che si è svolta questa mattina, ovviamente si è svolta in forma ridotta e secondo le normative anti-Covid, secondo le prescrizioni, perché questo è doveroso, speriamo che l'anno prossimo questa, come tutte le altre iniziative, sia quelle importanti, le ricorrenti, cioè quelle ludiche, si possono svolgere in presenza con tante persone. Questo è un auspicio che ci facciamo e vi facciamo, perché mi sembra ovvio guardare al futuro con un po' di ottimismo. Finalmente ieri sono stati ben 18 guariti e soli 4 positivi, è un trend oramai molto forte che ha portato i positivi a 115 persone, a Città di Castello eravamo 500. Erano 500 soltanto un mese e mezzo fa, per cui da questi dati si capisce come l'evoluzione del contagio si stia indirizzando in senso fortemente positivo, e questo è importante, ovviamente abbinato alla vicenda dei vaccini sarà ancora più significativo auspicare e sperare che la curva discendente si consolidi sempre di più. Tra l'altro la regione sul versante dei vaccini continua a procedere, nonostante vengano programmati numeri molto alti, in maniera che sembra ancora un pochino lenta, un po' farraginosa, ancora la fascia dei 60-69 anni, che fra l'altro riguarda anche il sottoscritto, quindi mi interessa particolarmente, non è stata ancora chiamata, mentre in altre regioni questo è già abbondantemente accaduto. Ovviamente l'auspicio è che queste vaccinazioni avvengano prima possibili, perché poi in coincidenza con l'estate il combinato disposto vaccinazioni e diminuzione dei contagi ci porti, se non all'immunità di gregge, a una condizione sicuramente migliore e diversa. Vogliamo concludere facendo le condoglianze alla famiglia della giovane ragazza scomparsa questa notte per un incidente stradale ai Badiali. Purtroppo quando si parla della morte, specie della morte di una persona giovane, ovviamente siamo tutti colpiti e quindi ci dispiace molto. Noi dell'amministrazione comunale facciamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze e mandiamo loro un grande abbraccio.